Beh, intanto abbiamo deciso di fare una cabina di regia insieme alle autorità di ambito che rappresentano i comuni e insieme ai gestori per andare come Toscana a fare una proposta complessiva. Questi fondi PNRR transitano dall'EASO, ma ci sembrava opportuno avere un punto di sintesi che desse una visione complessiva perché questi bandi rappresentano in qualche modo anche un elemento che sarà fondamentale poi per la redazione del piano dei rifiuti. Infatti abbiamo fatto in modo di far dialogare questi strumenti. I gestori insieme alle ASO con il nostro coordinamento hanno presentato proposte per oltre 400 milioni di euro. Sono progetti, non sono soltanto idee, è stato un lavoro molto importante, molto serio. Peraltro permettetemi di dire che noi lo abbiamo fatto nei tempi che erano dati, lavorando anche di notte quando è stato necessario e non ci è piaciuta molto la proroga che il governo ha dato per aiutare alcune regioni che avevano lavorato meno bene della Toscana. Però la nostra proposta è una proposta complessiva, è una proposta che darà una spinta in avanti alla nostra regione fondamentale, ci consentirà di cambiare il modello di gestione dei rifiuti che avrà una logica molto più industriale, cercherà di vedere i rifiuti davvero come risorse e non come problema, e cercherà di alimentare filiere produttive nuove, quindi punterà molto forte sul riciclo della materia ed ha un focus particolarmente importante anche in Atocentro sugli impianti destinati a riciclare i rifiuti organici, che sono uno dei problemi principali della nostra regione. Oggi esportiamo 160.000 tonnellate di rifiuti organici fuori regione. Con questi impianti previsti e con gli impianti in corso di realizzazione, la regione toscana diventerà sostanzialmente autonoma. Ci sono interventi anche per i progetti faro, quindi progetti che riguardano impianti non relativi alla parte pubblica dei rifiuti, perché la maggior parte dei rifiuti prodotti nella nostra regione, in linea con tutte le altre, è costituita da rifiuti speciali, quindi dagli scarti delle lavorazioni. La Toscana ha una tradizione lunghissima, penso al settore pratese, dove il sindaco dice sempre ormai si fa la lana senza pecore, penso al settore delle pelli. In questo senso importantissime le proposte di recupero degli scarti, sia del tessile che della pelle.